Sì, un'occasione importantissima quelli di istituti di alta formazione, gli ITS, che ancora sono troppo pochi in Calabria e coinvolgono pochi studenti, ma è un tema di grande attualità che la vicepresidente Vinci ha fatto bene a portare in tempi strettissimi in aula, anche con un documento esaustivo. La parte che io ho sottolineato in Consiglio regionale, infatti c'è stata anche un po' questa discussione un po' animata, è che manca secondo me un pezzo importante, quello di spingere i giovani calabresi, oltre a rimanere nella nostra regione dove fare famiglie e vivere, a farlo non solo da dipendenti ma anche da imprenditori. E quindi una programmazione regionale che non può essere lasciata all'improvvisazione ma che deve mettere assieme tutti i dipartimenti e tutti gli assessorati, affinché questi istituti di alta formazione seguano quella che è la visione che la Regione Calabria vuole dare per il prossimo futuro, per i prossimi anni. Quindi si parla di turismo, di agricoltura, benissimo. Questi ITS devono formare dei giovani imprenditori che dovranno investire in questo settore, quindi la Regione li deve formare, ma poi deve dare anche degli strumenti affinché possano attivare queste imprese nei settori che la Regione stessa sceglie. Quindi un aiuto dal punto di vista fiscale, dei contributi negli investimenti iniziali, un appoggio a tutto piano, a 360 gradi, affinché possano iniziare dei percorsi virtuosi e senza vedere più giovani calabresi che si formano in Calabria e sono costretti ad andare via, perché circa 4.000 giovani laureati abbandonano ogni anno la nostra regione per andare poi a portare il loro grande contributo in termini di capitale umano e di conoscenze, perché abbiamo delle ottime università, fuori dai confini regionali. Attivare gli ITS che danno questa alta formazione è un rischio se poi queste professionalità saranno messe al servizio di altre regioni, quindi mi sarei aspettato un piano più completo e integrato che non solo formasse questi giovani ma che gli desse già l'opportunità di costruirsi una strada in Calabria. Abbiamo trattato una serie di punti importantissimi, ci sono state anche delle polemiche da parte della minoranza che noi condividiamo in parte, perché la minoranza fa il proprio ruolo, però a distanza di 8 mesi dall'insediamento di questa maggioranza, pretendere che problemi atavici, problemi che ormai stratificati da tantissimi anni possono essere risolti in pochissimo tempo, si sviliscono e rimangono polemiche. Oggi è stata approvata una serie di provvedimenti, l'acquisizione delle quote di Sorical a 1 euro, una società che rischiava di fallire, e il Presidente Occhiuto è stato molto chiaro nell'esporre la problematica anche nell'interlocuzione con le banche straniere, e anche una serie di provvedimenti che sicuramente daranno slancio al settore della sanità, uno dei problemi atavici della nostra regione. In questo momento la Calabria sta suscitando curiosità nel suo complesso come settore agroalimentare, lo abbiamo visto nel settore dei vini, lo abbiamo visto nel settore dell'olio, anche questa manifestazione a Barcellona ha suscitato grande interesse, sono state presenti le imprese che trasformano il nostro pescato e che magari combinano anche il nostro pescato con prodotti del settore ortofrutticolo, le quali hanno presentato i loro prodotti, e anche questo ha suscitato interesse, attenzione e curiosità. Beh, ora bisogna capitalizzare questa curiosità, bisogna fare in modo che questa azione di promozione continui, si professionalizzi se possibile, e bisogna anche nel settore pescicolo avere maggiore consapevolezza delle proprie ricchezze e delle proprie potenzialità. Stiamo lavorando a una carta vocazionale dei mari, abbiamo incaricato delle università e degli istituti per fare studi scientifici, stiamo lavorando ad un ripopolamento anche delle specie autoctone, stiamo lavorando ad una maggiore tutela dell'ambiente. Chiaramente in un momento di grande difficoltà nel quale le nostre imprese di pesca sono in ginocchio a causa del caro carburanti, che anche a causa e a seguito del pretesto conflitto, o del pretesto che è il conflitto fra Russia e Ucraina, sono davvero in ginocchio. Allora noi dobbiamo in questo momento sostenerle, fare in modo che superino l'ostacolo e poi puntare ad un rinnovamento dell'impegno di queste imprese e di questo settore sul quale vogliamo puntare moltissimo. Sì, ho voluto questa conferenza stampa per salutare dirigenti, assessori, consiglieri comunali, salutare la stampa, perché dopo 20 anni è giusto e doveroso fare una conferenza stampa e comunque lasciare traccia del lavoro che abbiamo fatto. Una serie di finanziamenti che
sicuramente potranno essere messi a disposizione della prossima amministrazione, altri dovranno ancora arrivare, però abbiamo fatto una programmazione molto, diciamo così, a 360 gradi, perché c'è anche tutta la programmazione sui quartieri periferici della città che noi lasceremo sicuramente in eredità, e quindi credo che sia un contributo anche a chi verrà dopo di me ad amministrare. Comunque anche per ringraziare i miei concittadini, perché sono stati 20 anni molto belli, 18 anni molto belli, credo di averlo fatto con grande passione. Certamente gli ultimi 5 sono stati un po', come dire, turbolenti da tutti i punti di vista, considerato che c'è stata anche la pandemia, abbiamo perso 2 anni, non è stato facile, onestamente. Ho dei ricordi, dei flash, delle fotografie di vedere quando c'era la città completamente deserta. Sono cose che ti rimarranno comunque, ti rimarranno nella vita, però il bel ricordo di aver fatto il sindaco per 18 anni rimarrà, e quindi volevo ringraziare veramente la città, volevo ringraziare tutti gli amministratori, volevo ringraziare voi giornalisti che ci siete stati tanti anni vicino, che col vostro lavoro sicuramente portate avanti anche le esigenze che hanno le singole amministrazioni. Sono tempi difficili, c'è una differenza tra i primi 10 anni quando ho governato e gli altri 2 mandati, c'è tanta disoccupazione, tanta miseria, tanta, veramente, come dire, tanto disagio, ecco, rispetto a prima, e questo disagio poi carica anche gli amministratori con una maggiore responsabilità, ma sicuramente è più difficile amministrare rispetto agli anni 2000. Sindaco, c'è qualcosa che avrebbe voluto concretizzare, chiudere, diciamo coronare, che magari non è riuscito a fare? Ma sono tantissime le cose che avrei voluto chiudere, che avevamo iniziato e che non sono riuscito a chiudere, anche per, come dicevo prima, 2 anni pandemia hanno bloccato. Avrei voluto chiudere la gara del porto, perché l'autorizzazione avrei potuto averla prima se non ci fosse stato questo fermo, perché le commissioni non si riunivano, anche se c'era poi la richiesta è stata fatta 2 anni fa, tempi troppo lunghi. Avrei voluto fare sicuramente la gara per il depuratore, tante cose che comunque spero le farà la prossima amministrazione. Noi lasceremo la progettazione, già un fatto positivo, perché appena arriveranno per esempio la via del porto si potrà fare subito la gara d'appalto, quindi si potrà essere molto, molto più veloci rispetto a prima. Però quando chiudi c'è sempre da fare in un'amministrazione pubblica, le esigenze sono veramente tantissime, continueranno a esserci, perché non pensate che un sindaco possa avere la bacchetta magica, assolutamente. Però credo che la cosa principale è questa crisi che hanno gli enti locali, cioè i finanziamenti che sono stati tagliati dal governo non mettono le condizioni di fare la gestione ordinaria di qualsiasi amministrazione, quindi è più facile trovare un finanziamento di 10 milioni di euro che non magari trovare 100.000 euro per la manutenzione delle strade. E questa è una cosa abbastanza difficile. Ma quello che siamo riusciti a fare noi è mantenere i conti in ordine, lo sapete tutti, non è stata una cosa facile, perché comunque questo ti proietta in un futuro sicuramente migliore, perché se il governo dovesse intervenire aiutando e sostenendo gli enti locali, non avendo debiti, è normale che quelle cifre che potrebbero arrivare, anziché togliere i debiti, potrebbero essere utilizzate, quindi questo è un grande vantaggio che noi lasceremo. Poi il fiore all'occhiello credo sia stato il sistema dei rifiuti. Sistema dei rifiuti che non era facile organizzarlo, anche se adesso c'è questa società unica regionale che forse ci mette nelle condizioni di non essere più l'area centrale della Calabria, la pattumiera della Calabria, perché sapete che con le ordinanze vengono utilizzati i nostri impianti. Speriamo che si faccia anche un bel lavoro a livello regionale, ma sono sicuro che il Presidente organizzerà una bella squadra sia per il sistema per i rifiuti, per l'acqua. Per l'acqua dobbiamo approfittarne, col PNRR ci sono grandi investimenti che si possono portare avanti, e una volta per tutte credo che questa vicenda dell'acqua bisogna risolverla. Abbiamo le reti che sono troppo vecchie, voi lo sapete che le reti, diciamo, oltre i 50 anni non devono andare, le nostre hanno oltre i 60 anni, e quindi c'è bisogno di un grosso investimento, e credo che ci voglia una società che gestisca, io credo, e ho detto anche consigliato al Presidente che sarebbe il caso di sentire anche Cassa Depositi e Prestiti, così come tanti anni fa io riuscii a portare il fondo F2I, che è un fondo istituzionale. Io credo che ci vuole una società dello Stato che intervenga con dei finanziamenti propri,
perché poi si ripagano una parte degli ammortamenti, si ripagano con la bolletta. Sindaco, c'è un destino collettivo, cittadino, o un destino personale? Il futuro di Sergio Abramo? Il futuro di Sergio Abramo è il futuro di Catanzaro principalmente, non quello di Sergio Abramo. Io credo che dobbiamo tenere più al nostro futuro e credo che se posso lasciare, come dire, se posso dare un consiglio a chi verrà dopo, è di fare una buona squadra e di coinvolgere soprattutto la classe dirigente. La classe dirigente secondo me deve partecipare molto di più rispetto a quello che sono le esigenze di una città, e anche i cittadini devono partecipare, ma non a parole, ma ai fatti, perché tutti dobbiamo contribuire. Io credo che il contributo in questi ultimi anni non ci sia stato da parte di tutti. L'ho detto l'altra volta anche in un'altra trasmissione, abbiamo bisogno dei parlamentari che aiutano il proprio territorio, abbiamo bisogno dei consiglieri regionali che diano anche il loro contributo sulla programmazione, abbiamo bisogno di una classe dirigente che non può, come dire, andare allo scoperto solamente quando c'è l'interesse personale, ma anche quando non c'è l'interesse personale ci sono dei professionisti che dovrebbero, come dire, collaborare, come dire, consigliando, facendo dei progetti, presentando dei progetti, dicendo la loro, insomma, come classe dirigente. Invece molto spesso si rimane, diciamo, isolati, perché molti non vogliono partecipare alla cosa pubblica. Io capisco che in questo momento c'è una grande sfiducia nei confronti della politica, però se non interveniamo tutti quanti insieme, io credo che le cose non potranno cambiare. Non credo che la politica ha avuto delle delusioni anche. Vai. Come? Politico. Parlato di politica, ha avuto delle amarezze anche, no? In chiusura di... Ma no, delle amarezze, avrei voluto, l'ho già detto più volte, avrei voluto una classe politica un po' più lungimirante su alcune tematiche importanti, no? Perché non ci serve sollecitare la singola pratica, ci serve fare programmazione vera, però la programmazione la fai alzando il livello del confronto, e soprattutto ci serve l'aiuto da parte di tutti, perché se vuoi intervenire su tematiche come quelle che ho cercato con Open Policy, vi ricordate la ricerca che è stata fatta, che quindi si dovrebbe intervenire nei confronti dello Stato perché la Calabria e il Sud viene penalizzato, e quello è un argomento che deve essere presa, come dire, d'assalto da parte di una classe dirigente tutta, quindi dai parlamentari, ai consigli regionali, ai sindaci, alla collettività, alle associazioni, tutte quante, che insieme si possa spingere per far cambiare le cose. E non c'è stato questo, diciamo, questo orgoglio di difendere la nostra regione, di difendere il Sud. Parlavo anche della sua maggioranza, che alla fine si è un po' divisa. Oggi c'è Bandaferro, ma non ci sono molti assessori, ecco, insomma, non c'è la sua giunta, non ci sono molti consiglieri oggi. No, vabbè, siamo in campagna elettorale, quindi l'abbiamo previsto che non ci sarebbe stato, ma non è quello il problema, se sono presenti o non sono presenti. Noi oggi vogliamo lasciare solamente una piccola traccia per dire cosa abbiamo fatto in questi 5 anni, perché la programmazione, dal mio punto di vista, fa scaricare a terra centinaia di milioni di finanziamenti che in questo momento particolare sicuramente danno un contributo all'economia. Voi lo sapete, sui lavori pubblici è quella l'economia circolante, la chiamano, perché si mette subito a terra, si scarica a terra e dà sicuramente un ritorno anche dal punto di vista occupazionale. Poi sarebbe stato brutto perdere questi finanziamenti. Noi questo lo possiamo dire, siamo l'unica città che ha presentato tutto, dal PNRR, l'asse città, rendicontato, abbiamo presentato già la programmazione 21-27, non su asse città 21-27, ma su tutte le linee di finanziamento che sono previsti per gli enti locali. A chi la critica, visto che c'è nell'aria, lei cosa respira da parte dei cittadini? La parte politica, ci sono critiche, e no ovviamente dipende dalla parte politica, ma dalla città ci sono diverse critiche. Ieri c'è stata anche una piccola manifestazione. A chi, insomma, le rivolge domande relative a tutte le opere che non sono state fatte o non sono state portate a termine, la risposta è che ha messo su un piano per il futuro, o ci sono altre risposte da dare a chi? Quello, come dicevo prima, con la pandemia abbiamo avuto un blocco di 2 anni, le previsioni non erano queste, le previsioni erano completare 2-3 interventi grossi che avevamo programmato. Però nel momento in cui abbiamo visto che anche per la pandemia il PNRR ha previsto una serie di finanziamenti, ma anche non solo il PNRR, ma anche
alcuni finanziamenti direttamente dalla Regione Calabria, dall'Europa, ma anche dal governo stesso, un amministratore cosa fa quando c'è un'opportunità del genere? Cerca di programmare, di presentare di tutto e di più per avere un finanziamento che potrà essere utile sicuramente dopo. Ma prima? Prima cosa? Prima della pandemia. Prima della pandemia noi avevamo lavorato per realizzare quantomeno il porto del depuratore e ce l'avremmo fatta sicuramente, se non avessimo avuto 2 anni di fermo ce l'avremmo fatta. Sindaco, c'è un personaggio in particolare, a prescindere, anche indipendentemente dal quadro politico, che lei vuole ringraziare e vuole ricordare in particolare? No, voglio ringraziare tutti, ma tutti quelli che hanno collaborato, onestamente, poi in particolare sarebbero in tanti, non sarebbe giusto ricordare uno solo. Comunque lo dirò poi magari in conferenza stampa. Come? Questi anni sono stati tanti, una persona. No, più di una persona mi è stata vicina, veramente, anche senza neanche nessun incarico. Ne cito uno per tutti, Tonino De Marco, voglio dire, no? Che mi ha aiutato nella programmazione. Non è un incarico gratuito, quindi ancora di più lo devo ringraziare rispetto agli altri dirigenti. Mi sto divertendo molto, sto incontrando molta gente. La gente è sempre piena di buon senso e di richieste che sono esercizi di diritti. Spero che la prossima amministrazione possa attuare i diritti richiesti, perché davvero la città è disseminata di problemi che meritano di essere affrontati e risolti nei tempi ovviamente compatibili. Quindi una bella campagna elettorale, molto discussa, molto accesa, ma anche piena di contenuti per quanto mi riguarda. Oggi con Anna Maria Bernini su cosa vi confronterete? Beh, immagino che, come sempre ho chiesto, ci confronteremo sulla città. Io parto dalla città, un progetto per la città, ho chiesto a tutti di venire su un progetto per la città, quindi ovviamente immagino che sia una discussione sulla città di Catanzaro, che è l'obiettivo principale della mia proposta politica e della richiesta di coalizione. Più volte ha detto una città che deve contare di più nell'area centrale e in tutta la regione. Io penso che contare di più significa in primo luogo riconquistare autorevolezza per la serietà delle cose che si dicono. Penso che noi diciamo cose serie e quindi l'autorevolezza è un effetto conseguente appunto alla proposta. La regione incontra anche con una delle componenti politiche. Certo, io non mi sono mai sottratto al rapporto politico con i gruppi e le liste, i partiti, ma si parte sempre da un programma che è un programma dedicato alla città, quindi certo è un'adesione di un orientamento politico diverso da quello che io ho sempre propugnato, ma questo non è stato di ostacolo per la formazione di contenuti che possono vedere tante componenti d'accordo. Certo, qualunque città deve avere comunque rapporti, il sindaco, è importante che abbia rapporti anche con i livelli politici del governo nazionale. Sì, la mia esperienza però dice che i rapporti con le istituzioni pubbliche regionali o statali non è data soltanto dall'appartenenza ad un partito, ma dalla ragionevolezza delle cose che si chiedono. Non ho mai trovato porte chiuse quando ho chiesto delle cose ragionevoli e quindi mi auguro e spero che il senso delle istituzioni sia ancora molto presente in questa nazione. Beh, è una scelta di qualità, una scelta di qualità che è molto in linea con il modo di Forza Italia di selezionare i candidati giusti per le città che li meritano. Sicuramente il professor Donato, io lo chiamo così perché il professor Donato è prima di tutto una persona che ha dimostrato nella vita tutto quello che doveva dimostrare e che ha deciso di mettere la sua competenza, la sua determinazione, la sua professionalità a disposizione della città. È quello che noi definiremmo il prototipo di candidato di sapore civico che può fare il bene della città proponendo un programma a cui noi abbiamo aderito. E lo abbiamo fatto con convinzione, perché soprattutto nelle elezioni amministrative, nelle elezioni comunali in particolare, la scelta della persona è importante. A Catanzaro il centro-destra si presenta diviso in 3 parti in realtà. Una parte è con Donato, Lega e Forza Italia, una Fratelli d'Italia corre in autonomia, e poi c'è un'altra parte di ex Forza Italia, fondamentalmente, che sostiene un terzo candidato sindaco. C'è una situazione un po' eccessivamente frastagliata. Lei è sposato? Sì. Litiga mai con sua moglie? Sì. No, lei è la moglie. Dov'è? Quindi lei può confermare. Ecco, soprattutto quando ci si vuole bene e si condividono tante cose, a volte
capita di fare percorsi separati, ma poi ci si riunisce sempre. Sono convinta che anche in questo caso noi di Forza Italia abbiamo fatto la scelta giusta con la nostra coalizione, che è una coalizione che vuole governare e vincere. Il centrodestra di governo e vincente è con il professor Donato. Beh, innanzitutto credo che sia doverosa la presenza dello Stato per testimoniare ancora una volta vicinanza e gratitudine a tutto il personale sanitario dopo 2 anni e mezzo complicati e difficili. Oggi, anche se siamo di fronte a uno scenario migliore, credo che sia giusto continuare a essere presenti sul territorio per condividere percorsi insieme agli enti locali, in questo caso insieme al Presidente della Regione Occhiuto, perché credo che abbiamo davanti a noi una grande opportunità, una grande occasione, i fondi del PNRR, quindi l'occasione per dare i giusti servizi ai cittadini in un percorso condiviso e in un percorso di piena collaborazione e condivisione. I tempi sono importanti. Beh, i tempi, noi come governo abbiamo dato il 30 giugno come termine alle regioni per presentare tutti gli investimenti relativi al PNRR, quindi su questa tempistica ovviamente ci raccorderemo e da lì inizierà un percorso che vedrà mettere a terra queste risorse importanti anche ovviamente per la Calabria. Subito le assunzioni. Beh, il tema dell'assunzione è un tema che riguarda tutta l'Italia, ovviamente su questo abbiamo cercato come governo di mettere a disposizione risorse, di aumentare le borse a disposizione, è un percorso che richiede tempo, dobbiamo anche trovare soluzioni che ci permettano di affrontare il presente in attesa che le scelte ci diano risultati in un tempo più lungo. Dei progetti però bisogna passare subito alla fase operativa, come dire. Beh, non c'è dubbio, io credo che la sfida del PNRR sia legata anche alla tempistica della messa a terra di queste risorse, ma siamo convinti che le regioni e gli enti locali saranno insieme a noi protagonisti e sapranno cogliere, ripeto, questa grande opportunità e questa grande sfida. Credo che la pandemia ci abbia insegnato che le grandi sfide si affrontano facendo squadre, anche in questo caso siamo di fronte a una grande sfida, provare a disegnare un nuovo sistema sanitario, una sanità che non si prenda solo a cura della malattia ma che si prenda a cura della persona e quindi con investimenti che aumenteranno la medicina del territorio, che avvicineranno i servizi ai cittadini, quindi ripeto, una sfida dove ognuno di noi si deve sentire protagonista. C'è anche una priorità che riguarda le riaperture di alcuni ospedali, perché la Calabria ha una orografia particolare, quindi... Beh, non c'è dubbio, la Calabria è una regione che da un punto di vista morfologico ha bisogno certamente di incrementare i servizi sul territorio, quindi sono convinto che la regione saprà pianificare in base a quelle che sono le esigenze anche del territorio, anche di infrastrutture, quindi oggi le risorse le abbiamo e sono convinto che sapremo cogliere al meglio mettendo al centro il cittadino con i suoi bisogni. Visto che ci sono comunque passi avanti nella gestione della sanità in Calabria, è ipotizzabile una chiusura definitiva del commissariamento con il ritorno alla gestione normale che comunque... Ma io credo forse più confacente alle esigenze della Calabria. Ma io ho sempre sostenuto che dobbiamo tornare all'ordinarietà, dobbiamo permettere agli enti locali, ai calabresi e a chi ha avuto la fiducia dei cittadini di poter tornare a pianificare, di poter tornare a programmare. Questo è l'obiettivo che stiamo perseguendo. Mi pare che il percorso avviato sia un percorso positivo, che abbia già dato dei risultati positivi, quindi siamo certamente sulla strada giusta. Io sono convinto che a breve arriveremo anche a creare quelle condizioni. Prevede una campagna vaccinale per il vaiolo delle scimmie? Beh, a oggi non ci sono elementi per parlare di emergenze, è una situazione che deve essere attenzionata, abbiamo attivato la rete di sorveglianza a livello nazionale, a livello europeo c'è una piena condivisione dei dati, un monitoraggio, credo che anche qui la pandemia ci abbia insegnato come ci sia bisogno di condividere insieme all'Unione Europea, ripeto, attendiamo quelle che saranno le indicazioni scientifiche, ma oggi certamente non siamo di fronte a un'emergenza. Oggi ci sarà anche, diciamo, una visita, una serie di visite negli ospedali, insomma, cosa si aspetta insomma, da quello che c'è negli ospedali calabresi? Beh, guardi, io in Calabria ho trovato sempre tante eccellenze, tante competenze, un personale entusiasta del proprio lavoro, dobbiamo forse lavorare insieme per metterli nelle condizioni di lavorare ancora al meglio, di esprimersi ancora al meglio, quindi l'occasione è quella per raccogliere quelle che saranno le istanze, quelle che saranno le richieste e ripeto ancora una volta l'occasione per mostrare a loro gratitudine. Senta, a proposito delle assunzioni, vanno bene i giovani, però sembra che ci sia un problema per quanto concerne
quelli di alta esperienza, perché è difficile venire in Calabria, accettare di venire in Calabria. Cosa si potrebbe fare? Guardi, qui dobbiamo provare a creare dei contesti per far tornare ad essere attrattivi i territori come la Calabria e altre realtà del nostro paese. Qui credo che la politica debba fare uno sforzo per, ripeto, trovare soluzioni in modo da creare attrattività, nella consapevolezza che poter disporre del personale è l'atto fondamentale. I buoni ospedali, i grandi ospedali sono tali con un grande personale, un grande personale medico, quindi quello è l'obiettivo e dobbiamo creare le condizioni affinché anche i medici si sentano attratti per venire a lavorare in Calabria. Sì, sono molto lieto della visita del sottosegretario Costa, col quale ho intessuto già un rapporto d'amicizia dai tempi in cui io stavo in Parlamento, ora lo stiamo consolidando in questa mia nuova funzione. Le sue competenze e la sua esperienza sono preziose per il governo della salute in tutta Italia, ma anche per il governo della salute in Calabria. Abbiamo centrato l'obiettivo del PNRR perché abbiamo già firmato il CIS col Ministero della Salute, anzi abbiamo integrato le risorse del PNRR con altri 19 milioni di euro della regione per avere più presidi di assistenza territoriale, più case di comunità, più ospedali di comunità. Il tema è che poi questi presidi vanno riempiti di medici, di infermieri. Nella scorsa settimana ho parlato col ministro Franco e stiamo lavorando, i miei uffici stanno lavorando a meccanismi che facciano, che diano la possibilità ai medici di avere incentivi economici e di carriera, così come avviene per i magistrati, i poliziotti, i carabinieri che vengono in Calabria e che siccome è zona disagiata hanno appunto dei benefici ulteriori. Perché non deve valere anche per i medici? Ne ho parlato con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, oggi ne ho parlato col Sottosegretario, questa è una battaglia che il Governo regionale farà già nei prossimi provvedimenti in Consiglio regionale attraverso la deputazione calabrese, alla quale chiederò di preparare degli emendamenti specifici in questa direzione. Senta, per quanto riguarda i precari? Sui precari proprio oggi ho avuto una riunione col subcommissario e con il commissario di Azienda Zero, il dottor Profiti, e con il capo dipartimento Iole Fantozzi, perché il 30 giugno è vicino e quindi dobbiamo attrezzarci a trovare una soluzione prima della scadenza del 30 giugno. Dare voce a un'alternativa qui a Catanzaro è un'alternativa di cui c'è bisogno anche in Italia. Ci sono tanti candidati sindaci, ma fanno parte di schieramenti che non appassionare la gente, ma è tutta una fregatura. A Roma votano tutti quanti insieme l'aumento delle spese militari, il taglio della sanità e della scuola, la precarizzazione del lavoro, stanno tutti insieme intorno a Draghi, persino Fratelli d'Italia in realtà fa parte della maggioranza perché vota tutto. C'è bisogno di una sinistra che sia effettivamente tale. La candidatura di Francesco Di Lieto è una candidatura di cambiamento reale, non c'è cambiamento con il Partito Democratico o con il trasformismo del Movimento 5 Poltrone, che sono riusciti a allearsi con tutti nel giro di una legislatura, dalla Lega a Berlusconi fino al PD, insomma di tutto di più. C'è bisogno di una rottura per avere una politica che metta al centro gli interessi delle classi popolari e anche della legalità costituzionale. Perché Francesco è anche un candidato per la legalità che riprende la lezione di Berlinguer, quella della questione morale che continua a essere al centro dei problemi dell'Italia. Ed è per questo noi siamo contrari anche ai referendum su cui si voterà domenica prossima, che non a caso vengono promossi dai consigli regionali di centrodestra. La destra che propone la riforma della giustizia è come se Totorina ci proponesse le strategie antimafia. A Catanzaro vogliamo ritornare al pubblico. Ritornare al pubblico vuol dire acqua pubblica, non quella che paghiamo salatissima, non è potabile. Per cui quando c'è siamo costretti a lavarci velocemente e poi andare a correre al supermercato per acquistare plastica per poter bere. E per quanto riguarda la pulizia, lasciamo stare le politiche neoliberiste del governo nazionale che ci hanno imposto il privato come se fosse la panacea di tutti i mali. Catanzaro era più pulita quando ci stava lo spazzino comunale. Il comune non deve inseguire il profitto ma garantire la massima occupazione
possibile. Quindi, anziché accantonare somme da mandare lontano da Catanzaro, pensare a chi non ha lavoro e dare lavoro appunto ai disoccupati. I servizi portuali, per esempio, perché non affidarli a una cooperativa di giovani disoccupati catanzaresi? Siamo gli unici a poter parlare di 'ndrangheta liberamente, qualcun altro strizza l'occhio a queste politiche criminali. Noi siamo assolutamente per la legalità, come diceva il segretario Maurizio Cerbo, siamo gli unici a ricordare l'importanza di Enrico Berlinguer e la questione morale, nonostante il tempo è una questione talmente attuale che tutti si girano dall'altra parte. Non siamo manettari, questo ci tengo a dirlo, a noi non ce ne importa niente delle sentenze della magistratura, noi vogliamo una politica che sappia fare pulizia al proprio interno a prescindere dalle sentenze della magistratura, e invece notiamo che tanti soggetti si nascondono dietro la mancanza di sentenze di condanna per poter continuare a candidare portatori di voti inquinati, e anche per questo speriamo che fallisca questo referendum che, guarda caso, ripropone le idee di Gelli sulla giustizia. C'è bisogno di altro, c'è bisogno di guardare a chi sta male, a quelle sacche di povertà che dai salotti buoni non si riesce a vedere e che purtroppo rendono Catanzaro una delle ultime città d'Italia. A Catanzaro c'è tanta gente che dorme per strada, dorme in macchina, e c'è tanta gente che neppure la macchina tiene per poter dormire. Sono le mense che mettiamo insieme anche noi, queste piccole debolezze che vedete in piazza, che cercano di sfamare una miseria dilagante che c'è a Catanzaro e di cui ci si ricorda solo ed esclusivamente ogni tornata elettorale.